Ragazzi, è dura, è dura, è dura, è dura, è un momento davvero duro, critico, difficile, complicato, è dura, è dura, è dura. Sinceramente non mi aspettavo un'altra partita senza il giusto atteggiamento. Speravo che gli ultimi passi falsi avrebbero potuto dare la sveglia. Invece, cosa grave, la sveglia non è arrivata neanche in una partita così importante in cui ci giocavamo un trofeo contro la nostra principale rivale. Le finali si dice si preparano da sole. E noi siamo scesi in campo come se dovessimo andare a prendere il sole in riva al mare. Davvero delusissimo. Delusissimo, è stata purtroppo una brutta, brutta, brutta figura. Che non ci meritavamo e che lascia una preoccupazione enorme per quello che sta accadendo. Perché ho la sensazione, non so voi, poi leggerò i vostri commenti qui sotto, di essere tornati a pre-Atalanta Milan 5-0, cioè al Milan vecchio, a quello incasinato, a quello complicato, a quello senza identità, a quello senza anima. Le finali si possono perdere anche con un risultato rotondo, ma non giocandole come noi ancora una volta abbiamo fatto, con errori gravissimi. Ultimamente stiamo vedendo un repertorio di rimesse regalate agli avversari. Ieri repertorio di giocatori che si fanno superare con una facilità incredibile, passaggi agli avversari. In una gara del genere, come fai a scendere in campo con quell'atteggiamento ancora una volta? Come fai? Purtroppo i campanelli d'allarme c'erano, noi li abbiamo analizzati, siamo stati critici, qualcuno ci ha tacciato di pessimismo, di negatività. Secondo me invece oggi si dovrebbe chiedere a chi nascondeva la polvere sotto al tappeto spiegazioni. E io dicevo che chi nasconde l'evidenza, che chi guarda sempre tutto bene, anche quando non è bene, non fa il bene dell'AC Milan. Punto a capo. Non ci svegliamo oggi noi, purtroppo. Con la Salernitana, vedi, stai per vincerla, rischi di pareggiarla. Con la Roma la stai vincendo, la pareggi. Con il Torino, perdi in superiorità numerica. Con il Lecce, primo tempo horror, e dici basterà adesso finalmente? No, anche ieri una squadra che non è squadra. Sembra davvero che si sia sfilacciato il gruppo, che non ci sia armonia. Lo vedi anche, c'era un encefalogramma piatto. Ieri l'Inter fa più falli di noi. Non ho visto falli, sai, quando perdi male gli tiri la scarpata all'avversario. No, neanche quello abbiamo fatto. L'ha fatto una volta Theo Hernandez, ma non perché era arrabbiato, perché non ce l'aveva più, non ne aveva più, aveva la lingua di fuori. Non riesco a salvare qualcuno, sinceramente. Di solito io su questo foglio mi segno i vari episodi, no, per dare le pagelle. Non riesco a salvare qualcuno, ho visto errori gravissimi. Teo sul primo gol che lascia la faccia scoperta, il fuorigioco che non funziona, sul secondo gol Tonali, che è Sandrino nostro, Tonali, che si fa superare in maniera incredibile da Dzeko. Erroraccio. Tomori che sul terzo gol si fa superare in una maniera da oratorio, con tutto il rispetto per l'oratorio, che è una bellissima realtà. Ho visto Teo passare palla a loro, ho visto Tomori rilanciare e darla a loro, ho visto, non ho visto qualcuno degno di indossare quella maglia ieri, di qualcosina, qualche guizzo di qualcuno, poca roba. Secondo tempo sicuramente un po' meglio, nel secondo tempo salvò Bennacer, che come con il Lecce è stato l'ultimo ad arrendersi, ma male, male, male. Abbiamo subito 9 gol in 5 partite nel 2023. Significa quasi 2 gol a partita. Purtroppo, ieri,
squadra piatta, ed è un problema di testa, lo ribadisco, lo ripeto da un po', non è un problema di preparazione di gambe, è un problema di testa. Quando commetti certi errori significa che non ci sei con la testa. Quando Pioli dopo il PSV e dopo l'ultima partita fa una notte in più a Milanello, che è chiaramente punitiva, lo fa perché capisce che c'è un problema di testa, non di gamba. E in questo momento Pioli sembra non riuscire ad avere in mano lo spogliatoio, sembra non riuscire a incidere, a trovare la chiave giusta nella testa dello spogliatoio. Questo è ancora più grave. Noi in una settimana ci siamo giocati Coppa Italia, Supercoppa e Chance Scudetto. E qualcuno dirà adesso poi quando maggio cominciamo, bisogna tornare umili tutti, bisogna tornare umili. Bisogna tornare umili, guardare la classifica, il calendario che c'è adesso e capire che se noi non si esce da questo tunnel, tutto torna in discussione. Bisogna tornare a essere umili e provare per forza a tenere i primi quattro posti, perché nessuno ce li regalerà. Quindi umiltà. E io dico, l'ho detto prima della partita, in questo momento che subiamo sempre, bisogna essere più abbottonati, bisogna tornare alle vecchie conoscenze. Perché non giochiamo con i due centrocampisti più uno? Perché dobbiamo giocare con Leao, Diaz, Giroud e Messias, che sono tutti giocatori offensivi? In questo momento, se metti in campo una formazione del genere, significa essere presuntuosi, non capire che in questo momento Milan deve essere molto più umile. Anche Pioli ci ha messo del suo, non essendo riuscito a incidere nella testa e con una formazione che era clamorosamente sbagliata, e lo dicevamo anche prima della partita. Speriamo di sbagliarci, non ci siamo sbagliati purtroppo. Dici, Messias sta giocando bene, lo faccio giocare. No, e anche ieri ha sbagliato la qualunque, cross fuori, passaggi sbagliati. Mamma mia, che partitaccia che ha fatto lui, come tanti altri. Leao palla d'oro con Theo può dargliela, l'aggancia, non l'aggancia, palla finisce fuori. Leao che come con il Torino si mette a tirare a metà campo, da metà campo, due o tre palle altissime. Cioè, peggio di così non si poteva fare. E peggio della gara con Lecce non si poteva fare, siamo riusciti a fare peggio. Oh! Ma ci rendiamo conto che siamo il Milan? Dice bene Kier, basta con la favoletta della squadra giovane. Non sei più giovane se hai vinto lo scudetto. Se hai vinto lo scudetto, devi essere un giocatore esperto, perché hai l'esperienza, hai il palmarès. Ma di che cosa stiamo parlando? Come siamo scesi in campo? Sveglia tutti, ma proprio tutti. E la proprietà, se vede una situazione del genere, mettesse dei soldi per investire, per sistemare qualcosa, per dare magari anche un segnale. Invece no. Il segnale è: posso vincermi un trofeo, manco vado lì. Me ne sto a New York, però metto la maglia numero 10 del Milan. Ma stiamo scherzando? Ma almeno la forma, la vogliamo salvare oppure no? Il Milan non è affari. Il Milan deve essere anche appartenenza, deve essere cuore, passione, tifo. Vai a vederlo, fai vederti vicino. È comunque sempre il padrone. Ragazzi, sono davvero deluso, deluso, deluso. E arrabbiato anche, arrabbiato perché puoi concederne una, puoi concederne due, tre indizi fanno una prova e certi errori grossolani di ieri si fanno soltanto se tu sei sconnesso, se è successo qualcosa nello spogliatoio, se non sei più sereno. E anche Pioli che dice non può essere la pancia piena perché hanno vinto solo uno scudetto, ovvio che non è consapevole uno che dice ho vinto lo scudetto, basta. Ma è a livello inconscio che tu lo fai. E quel famoso Tonali del 21 agosto che dice c'è qualcosa che non sta andando bene, il momento fuori dal campo è difficile, aveva inquadrato tutto, tutto. Noi si è perso un trofeo cui tenevo molto io almeno, ci avrebbe fatto proseguire il ciclo vincente, ci avrebbe dato umore anche in chiave campionato, non ci avrebbe fatto vedere quelli là a vincere. Per questo, ragazzi, le lacrime di Calabria secondo me rappresentano molto lo stato d'animo. Poi apprezzo molto lui che ci tiene. Altri mi sembra che non vedono l'ora di tornare a farsi la doccia e tornare a casa. Oh, sveglia! Non ho mai usato questa parola, sveglia, ma oggi è il caso di usarla purtroppo. Tutti, dalla proprietà all'ultimo, tutti, perché così è un attimo.
Perché al limite, al peggio non c'è mai il limite, cerchiamo di non scavare ulteriormente. L'orgoglio, gli attributi, avevamo davanti la squadra rivale, con Çalhanoğlu che poi ha detto certe cose, gli abbiamo dato anche questa possibilità. Ma ragazzi, vogliamoci più bene a noi stessi. Un po' di orgoglio, un po' di personalità. Ma stiamo scherzando? Come si fa a scendere in campo così? Molli, molli, molli. E la lucidità che non ha la squadra, non ce l'ha neanche il mister se mette una formazione del genere. Mai avrei pensato, mai, ve lo giuro, di poter attraversare un momento del genere dopo che vinciamo uno scudetto. Dopo che vinci lo scudetto devi soltanto crescere. Invece noi stiamo andando indietro. Mai avrei pensato una cosa del genere. È una cosa che mi dà troppo dispiacere. E che noi purtroppo avevamo denunciato, ma non perché vogliamo essere i tafazzi, perché si vedeva la realtà quella che era. Soltanto non dico chi nasconde la verità e chi racconta una verità diversa non è che ha le fette di salame negli occhi, lo fa sapendo di mentire e così non si fa il bene del Milan. Punto. E adesso è giusto essere un po' arrabbiati per cercare di avere finalmente una reazione che non sta arrivando. Bisogna essere arrabbiati e io lo sono. Mi mando un saluto. Voglio leggere i vostri commenti. Ciao ragazzi.